po' di tempo negli spogliatoi per cercare di rinsaldare un gruppo che quest'oggi ha ricevuto una mazzata enorme al 90esimo con quel calcio di punizione in una gara dove avete creato tanto, capitano. Sfortunatamente noi abbiamo provato in tutti i modi a portare a casa i tre punti. All'ultimo ci siamo sbilanciati un po', abbiamo preso un calcio di punizione e sfortunatamente è stato bravo il loro centrocampista a segnare e così hanno portato a casa i tre punti loro. Immagino la temperatura all'interno dello spogliatoio nel fine gara, però cosa vi siete detti per cercare di ribaltare questa situazione che nelle ultime due settimane è andata un po' ad offuscare le prestazioni esterne, soprattutto quelle viste a Campobasso e Senigallia? Ma sinceramente ancora non abbiamo parlato, non abbiamo avuto tempo, dopo ne parleremo martedì a mente fredda, perché se si parla subito quando c'è la mente calda si possono dire anche cose non vere. Dispiace tanto, soprattutto per tutta la gente che ci viene a vedere. E l'unica cosa che mi viene da dire è testa bassa e ripartire da martedì. Mister ha detto bisogna solo lavorare, ho visto tante cose positive, purtroppo non l'abbiamo messa dentro con i nostri uomini migliori, Sarrizzo, Galesio, insomma hanno cercato di dar fastidio al numero uno Vento, non siamo riusciti a sbloccare il match o perlomeno a portarci in vantaggio. Io al mister ho detto questa squadra nel momento in cui gioca con una grande, passami il termine, entra dal primo secondo con l'atteggiamento giusto, poi forse nel momento in cui trova una squadra tecnicamente meno dotata si rilassa un po', punto di domanda? Ma non penso sia questo, cioè alla fine le occasioni le abbiamo avute, ci è mancato un po' di lucidità davanti alla porta e non abbiamo neanche sofferto tanto, secondo me c'è stata anche un po' di sfortuna oggi. Secondo me un po' la partita di oggi siamo stati sfortunati a non fare gol a noi e le poche occasioni che hanno avuto loro sono stati bravi a concluderle in rete. L'ultima, Brunetti, a fine gara una contestazione, vi hanno chiesto di tirare fuori gli attributi, cosa puoi dire ai tifosi rossoblù che vi seguono ovunque? Sì, niente, di continuare a sostenerci e purtroppo quando le cose non va ci stanno queste contestazioni.